Si è sempre pensato che il lavoro dell'attore fosse un lavoro privilegiato, un lavoro così un po' da vagabondi, diciamo, da vagabondi no, ma insomma, ecco. Stanno dando una dimostrazione questi miei colleghi, questi compagni e compagne che sono qui non solo tutti i giorni, ma anche tutte le notti, e veramente fanno, non hanno più una vita privata, ma hanno una vita qui, dentro il teatro. E io sono molto fiera di questo e anche ammirata, perché è solo l'inizio di guerra di questi soldati, soldati e attori che forse non si pensava che arrivassero a meritare, loro sì, questo applauso. Con un umorista che abbiamo amato, ma forse non è stato poi da tutti così sostenuto, quasi più in Francia, da Ionesco, da Coso, però anche da Flaiano, da altri, e il grande umorista e scrittore Achille Campanile. E proprio forse per questa sua raffinatezza del suo parlare, questo suo linguaggio surreale anche con gli oggetti, così con gli animali, io l'ho amato moltissimo, insieme a voi naturalmente, e per l'ultima volta, l'ultima adesso speriamo, non l'ultima comunque, che ho recitato è stato proprio qui al Teatro Valle, dove ho fatto appunto. Insomma, si avvicina al mangiare e parliamo di cucina. A proposito di felici unioni, bisogna riconoscere che le seppie e coi piselli sono uno dei più strani e misteriosi accoppiamenti della cucina. Le seppie da vive ignorano in modo assoluto l'esistenza dei piselli. Abitano le profondità marine e si sa che laggiù non arriva notizia del mondo esterno, dell'aria, delle nuvole, e dunque le seppie non hanno e non possono avere alcuna idea di quelle leguminose, anzi dirò di più, le seppie non hanno alcuna idea delle leguminose in genere, né degli ortaggi, ma che dico ortaggi, esse ignorano persino gli orti, perciò non vengono a contatto coi piselli che dentro il tegame, sopra il fuoco, quando sono già spellate, tagliate a pezzi, quasi cotte, che non è certo la condizione ideale per apprezzare la vicinanza di chi che sia, si tratti pure di personaggi rispettabili come i piselli. Dal canto loro, questi, ammesso che abbiano delle idee, non possono che avere un'idea molto vaga del male, più che altro per sentito dire, sono chiusi nel loro baccello, poveri pallottolini ciechi, che non si sa davvero perché esistano lì dentro. Se non ci fossero gli uomini a tirarli fuori, difficilmente vedrebbero la luce del sole. Non vedo nemmeno l'orto dove nascono, e figurarsi il mare e le profondità di esso. Eppure si direbbero fatti gli uni per le altre. L'uomo è uno strano animale, non si contenta di pescare pesci più a portata di mano, no, vuole anche le seppie, e intanto pianta i piselli, li cura, li sorveglia, li coglie, poi un giorno porta tutto al mercato, ecco una mattina le seppie sul banco della pescheria, ecco i piselli nel reparto ortaggi, ancora non si conoscono, ignorano l'esistenza di uni delle altre. Fa un po' freddo, arriva la donna, qui entra in campo la femmina dell'uomo, che non ne paga di fare i figli, vuol fare anche le seppie coi piselli. Questo
non è un cibo particolare dell'uomo, questo è un capriccio, una raffinatezza, un di più. Quel giorno le è saltato il ticchio di far le seppie coi piselli, e senza interpellare le seppie, senza chiedere ai piselli se sono d'accordo, va a casa, spella, taglia, scava, seppie e piselli partiti, le une dagli abissi del mare, gli altri dalle viscere della terra, si incontrano in un tegame. Da quel momento i loro destini sono legati. Nel primo istante c'è un po' di freddezza, ma poco dopo, bon gré mal gré, s'accordano maraviglia. Insieme vengono scodellati, insieme arriveranno a tavola e insieme verranno assaporati, lodati, consummatum est.